Buongiorno, buongiorno a tutti da The Swan e ben ritrovati. Allora, cominciamo subito con la notizia più importante di giornata, che è quella dell'arrivo di Miles Villar, il portiere ex Benfica ormai, firmerà un contratto di 5 anni con la Roma, è atteso a Trigoria tra poche ore e quindi sarà un nuovo giocatore della Roma. Farà parte della squadra che andrà in ritiro nell'Algarve, in Portogallo, quindi farà ritorno proprio da dove è venuto. Tra qualche giorno. Ma chi è sostanzialmente Miles Villar? Per chi non lo conoscesse, vi presento un po' questo giocatore, che è un portiere di caratura, di prospettiva, si parla molto molto bene, è un classe 99, alto 1,85, belga, è di nazionalità belga, in pratica padre serbo, ma lui è cresciuto in Belgio sostanzialmente, facendo tutte le giovanili dell'Anderlecht, ha poi però scelto la nazionalità del padre, perché il padre era un ex portiere, si chiamava Ratko Svilar, jugoslavo, ma sicuramente Mile è molto più promettente del padre, non ha fatto una carriera così entusiasmante, Mile promette molto meglio. E il ragazzo, insomma, è un ragazzo di indubbie qualità, se vogliamo dire è molto agile, ha dei grandissimi riflessi, per quel poco visto, perché tecnicamente forse non sarei in grado di descrivere un portiere, insomma, però devo dire che la prima volta che l'ho visto giocare, lui è un portiere che non si fa problemi a uscire tra i piedi degli avversari, sui piedi degli avversari. Tecnicamente, ripeto, non sono molto in grado di giudicarlo, ma ho visto grandi potenzialità. Sa bloccare molto bene i palloni, fisicamente sicuramente è cresciuto nel corso degli anni e adesso è diventato ben strutturato. Sicuramente qualche incertezza sui palloni alti dovrà curare in questo, ma tra i pali, ragazzi, ho visto una sicurezza pazzesca. Uno, perché ha veramente delle doti fisiche non indifferenti, quindi copre molto bene gli spazi. Lo paragono, a mio avviso è paragonabile a Thibaut Courtois, con i dovuti paragoni e riverenze ovviamente, doveroso rispetto totale, ma è un portiere futuribile e quindi la sua fisicità, la sua personalità che ho potuto notare in questi anni ha dimostrato che la Roma ha in mano un prospetto sicuramente importante. E sarà un giocatore che non toglierà il posto, a mio avviso, quest'anno a Rui Patricio. Mourinho ha il suo numero uno, rimane ovviamente lui in porta, ma in futuro sicuramente, l'ha notato Mourinho stesso nella partita contro il Manchester, avrà un futuro rosio da scrivere nella storia giallorossa, speriamo, nella porta della Roma. Quindi, a parte il discorso portiere, andiamo invece su quello del terzino destro, perché ormai anche lui è pronto a sbarcare a Trigoria. La Roma ha definitivamente chiuso la trattativa ieri con Zeki Çelikhi, il terzino destro del Lille. Il Lille ha trovato il suo sostituto Zedatka e quindi la Roma ha adesso in mano il terzino destro titolare della nazionale turca a soli 25 anni. Io, se posso aggiungere qualcosa di personale, ho il presentimento che questo ragazzo, dotato di una tecnica importante, dotato di una personalità forte, un carattere tosto come lo sono tutti i turchi del resto, e toglierà probabilmente il posto a Karsdorp, non ho paura a dirlo, ma Mourinho è uno che l'ha voluto fortemente, crede fortemente nel ragazzo e nelle partite, sicuramente quelle dove ci sarà da combattere molto di più e soprattutto da difendere in maniera più accorta, metterà sicuramente lui. Bisognerà vedere sempre l'avversario che ci sarà di fronte, un avversario più veloce sicuramente avrà una difficoltà maggiore, quindi forse inserire a Karsdorp. Un avversario molto più tecnico invece avanzerà l'idea di portare avanti
Zeki Celik, il terzino turco, che difensivamente è più forte di Karsdorp. Come spinta sicuramente no, in velocità è assolutamente più anaerobico, ha doti anaerobiche molto più l'olandese, ma Zeki Celik si sposa molto bene con la difesa 4 e con la difesa 3 e l'ha dimostrato in questi anni nel campionato transalpino, che solo dietro a lui c'erano, davanti a lui c'erano giocatori del calibro di Kenny Lala, oggi passato all'Olympiakos, nel 2021 all'Olympiakos, ha fatto 3 stagioni straordinarie allo Strasburgo, e poi Amari Traoré, sempre anch'esso dello Strasburgo, e Jonathan Klaus del Lens. Insomma, 3 giocatori, uno più interessante dell'altro. Kenny Lala, il meno giovane di tutti, 30 anni, Amari Traoré, giovanissimo, emerso lo scorso anno nello Strasburgo, e poi Jonathan Klaus quest'anno fresco di convocazione nazionale maggiore. Insomma, abbiamo sicuramente un giocatore su cui puntare. La Roma adesso non ha solo Karsdorp come primo elemento di giunzione con la formazione titolare, ma adesso abbiamo anche una signora scelta. Un po' come dall'altra parte, Spinazzola-Zalewski, da quest'altra adesso c'è la seconda scelta e può essere anche per me la prima in assoluto. Ragazzi, e poi volevo parlare di una situazione che mi ha lasciato molto molto turbato, perché già ero turbato di questa trattativa che qualche anno fa portò Maraş Kumbulla a Roma, e nell'affare venne inserito uno dei talenti più fulgidi che la Roma poteva avere in casa. Parliamo di Matteo Cancellieri. Quest'oggi Matteo Cancellieri è passato nelle file dei nostri più acerrimi nemici, tra virgolette. E è passato alla Lazio. È passato alla Lazio e questo è stato un colpo al cuore per me tremendo, perché io ci puntavo veramente tanto su questo giocatore. Come colpo al cuore è stato quando la Roma ha dato via Cangiano, passato a Bologna. Saranno giocatori che ne sentiremo parlare molto molto bene. Cancellieri è uno di quei giocatori che farà le fortune della Lazio, e questo è un dramma, ragazzi. Questo è un infinito problema, perché il ragazzo è cresciuto nelle giovanili della Roma, si è fatto tutta la trafila e oggi veste la maglia opposta, e forse farà molto bene. E questo è il problema più grande, che questo ragazzo cresciuto nel viaggio della Roma ha fatto da raccattapalle nella partita contro lo Shakhtar in Champions League, facendo quel gesto straordinario di togliere tempo e pallone a Facundo Ferreira quando doveva rimontare lo Shakhtar in posizione di svantaggio, e lui prese questo spintone clamoroso che fece perdere molto tempo, andò fuori i cartelloni pubblicitari, non so se lo ricordate, era Matteo Cancellieri. Giocatore quindi che l'ha dimostrato nelle giovanili della Roma, ha fatto tantissimi gol, tantissimi assist, l'ha dimostrato nella stagione 2021 con il Verona B, la primavera, e con 15 reti e tantissimi assist. Insomma, un giocatore con la A maiuscola, con la G maiuscola in questo caso. E merita sicuramente tanti tanti occhi addosso. Sono affranto, la Roma ha lasciato partire troppo a cuor leggero uno di quei talenti che ne sentiremo parlare a lungo e che, ahimè, farà le fortune appunto della Lazio. E questo è un problema, perché è un giocatore che ha davvero delle potenzialità enormi, cresciuto in una famiglia con grandissimi valori, un attaccamento straordinario con il fratello, è stato lui ad accompagnarlo alle visite mediche nella clinica Padeglia, e grandissimo attaccamento alla sorella attrice, una famiglia ben unita con il padre italiano, madre cubana, insomma un mix di passioni tra calcio, rap, reggaeton, insomma ne fanno un giocatore che in campo sa cosa mettere, sa cosa dare ed ha la testa per poter diventare veramente un futuribile campione. Ed è un gran peccato, lo avevi in casa e adesso farai la fortuna di quegli altri che vestono maglie opposte, brutti colori, però
dobbiamo starci. Il calcio è questo, difficilmente lo rivedremo a Roma, molto difficile, a meno che la Lazio non lo ceda ovviamente a squadre, perché il passaggio da Roma a Lazio sarà improponibile, verrà ceduto ad Ampi a prezzi esorbitanti magari, perché varrà molto questo giocatore, e la Roma lo riacquisti un domani magari per la passione che ha per questi colori, un po' come è successo con Davide Frattesi, andato via anch'esso molto giovane. Però ecco, sicuramente se il ragazzo emergerà, emergerà nella Lazio, e sarà difficile vederlo di nuovo con i colori giallorossi, vedremo. Insomma, la voglia di Roma è talmente tanta che è uscito il calendario, ecco, sono usciti anche i posticipi. La Roma affronterà a Salerno, alla Recchi di Salerno, la Salernitana, il 14 di agosto alle 20:45. Chissà che Roma sarà, chissà che giocatori avremo a disposizione per quella partita. Speriamo un gran campione, perché quelli vogliamo, insomma, la nostra amata Roma. Chissà se ci sarà appunto Cristiano Ronaldo, non oso immaginare più le date, perché ne vengono altre attribuite. Il 7 di luglio sarà un'altra data piena di attesa, e non so se reputarla veritiera, insomma. La voce di Angelo Di Livio è una voce, insomma, non dico una detta ai lavori, però ecco, è uno che sicuramente quei scenari li vive molto più di noi, e quindi saprà qualcosa in più. Si era anche proclamato fresco messaggero di notizie foriere Fabio Petruzzi, ed è stato smentito anche lui per quella data del 29. Insomma, vedremo quello che succederà. Io nel frattempo vi do tutte le notizie che riportano i quotidiani, tutte le notizie che riportano i siti, più autorevoli o meno, e quindi andremo sempre ad analizzare queste notizie qui, sicuramente più certificate. Va bene, per il momento è tutto, ragazzi, spero di essere stato più esaustivo possibile, di avervi arricchito di le notizie più importanti di giornata in ambito Roma, e noi ci rivediamo sicuramente sempre su questi canali con The Swan.